Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88. Prima di iniziare con il video di oggi vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate il link che vi rimanda al mio canale Telegram di offerte, che si chiama Offerte Home Video and More by Victor Laszlo 88, in cui trovate ogni giorno numerose offerte riguardanti DVD, Blu-ray di film e serie TV, videogiochi, action figure, libri, fumetti, strumenti per guardare film e serie a casa vostra nella migliore maniera possibile, quindi televisori, proiettori e quant'altro. Sono tutte offerte reali, quindi non sono le offerte di prodotti che sono calati di 1-2 euro, ma sono offerte comunque vantaggiose, quindi se vi interessa potete dare un'occhiata. E ora bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi. Allora, oggi non parlerò di cinema, ma parlerò di un argomento che in parte mi tocca da vicino. Ieri è successa una cosa bizzarra, una di quelle coincidenze che fanno veramente ridere. Nel pomeriggio mi sono reso conto di avere il follow ad un profilo Instagram di cui non sapevo nulla, quello di Mirko Scarcella. Qualche mese fa avevo partecipato ad un giveaway su Instagram come utente. Non lo faccio mai, a me i giveaway in cui devi mettere follow a tot persone che probabilmente stanno sponsorizzando a loro volta il giveaway non fa impazzire, perché ti si riempie la casella delle persone seguite con profili che non ti interessano. Io diciamo che quel tipo di giveaway non lo apprezzo più di tanto, però si trattava di un prodotto che mi interessava, quindi ho partecipato ed è stata la prima e probabilmente l'ultima volta nella mia vita. E poi, una volta finito, ho tolto il follow ai vari profili di cui non mi interessava nulla, che però avevo dovuto seguire per partecipare, e tra questi doveva esserci anche, credo, Mirko Scarcella, perché è l'unica spiegazione, al momento che io non ho mai sentito parlare di quest'uomo e mi sono ritrovato un suo post nel feed proprio ieri. Quindi, incuriosito, guardo bene il profilo e noto che ha 193.000 follower. E ho pensato, ma chi è questo? Cioè, perché ha così tanti follower su Instagram? Mi informo e pare che fosse l'uomo che stava dietro al successo di Gianluca Vacchi su Instagram. Uno che era stato in molte trasmissioni televisive considerato il più grande esperto mondiale di Instagram, l'uomo che ha realizzato i suoi sogni, che può, a detta sua, trasformarti in una social star nel giro di pochissimi mesi. E noto anche, guardando il profilo, che ha scritto due libri, di cui l'ultimo, La Bibbia, sono state vendute molte copie, e se si va a leggere la descrizione di questo libro, che si chiama, lo giuro, La Bibbia, si scopre che è un compendio di consigli su come trasformare il proprio profilo Instagram in un business. E addirittura quel libro ha un valore di 3.500 euro per via dei consigli preziosi che ti dà e che ti portano sicuramente a guadagnare migliaia di euro ogni mese, ma lui te lo vende a 97 euro. E io francamente qua sono stato riportato con la memoria agli anni 90, alle televendite che si potevano trovare facilmente sui canali TV privati, dove c'era il venditore di turno sudatissimo che con un mazzo di catenine in mano ti diceva che quei gioielli dal valore commerciale di 15 milioni di lire sarebbero stati venduti solo a te a 5 milioni, a te e alle altre migliaia di persone che stavano guardando il programma, ovviamente. La cosa mi puzzava, però non è che ci ho perso più tanto tempo. Ho pensato, porca miseria, certo che è veramente pieno di gente che spara cazzate. Se poi guardate il profilo vi rendete conto che è un tizio che si atteggia moltissimo, fa le foto con il jet privato, parla di realizzarsi nella vita, addirittura nella descrizione del libro La Bibbia più volte ricorreva la frase: vuoi guadagnare molti soldi al mese oppure preferisci rimanere con il tuo lavoro da cassiere, da impiegato a 1200 euro al mese? Non è che ci sia niente di male, no? Perché devi svegliare una persona che si fa il mazzo tutto il mese per poter ricevere uno stipendio dignitoso? Non capisco davvero
dove sia il problema, perché dicendo così tu stai denigrando un mestiere onesto, dando alle persone l'illusione che per sentirsi arrivati sia necessario avere un profilo Instagram di successo, come dice lui. Io questa cosa la prendo e l'archivio in un cassetto alla memoria fino a circa mezzanotte, quando sto per andare in live e avevo la televisione accesa alle spalle, ogni tanto la tengo per farmi compagnia quando sto lavorando al computer, ma non la guardo, o comunque ascolto distrattamente, che io non è che guardo la televisione, però ieri avevo voglia di avere un po' di rumore in sottofondo, e era casualmente su Italia 1, tra altre cose stavo andando in onda Le Iene, e sento parlare di Mirko Scarcella e penso, come Mirko Scarcella? Mi giro e rimango ipnotizzato per qualche minuto da questo servizio, che poi ho recuperato dopo su Mediaset Play, in quanto stavo per andare in live, avevo la schermata di attesa attiva, quindi la live era già effettivamente online. Quindi ho pensato, ma che coincidenza che si parla di Mirko Scarcella proprio oggi che io vengo a conoscenza di questo personaggio. E il video, il servizio, mi ha raggelato, perché salta fuori che Mirko Scarcella non è esattamente chi dice di essere. Poi ovviamente bisogna sempre dare il beneficio del dubbio. Non c'è stata la replica diretta di Scarcella. Le Iene io lo considero un programma abbastanza ignobile sotto tanti punti di vista, perché se in passato aveva realizzato dei servizi comunque interessanti, ne ha realizzati anche tanti fake o comunque un po' borderline dal punto di vista della verità, montati ad hoc, insomma, non è il tipo di giornalismo che piace a me, fa tanta disinformazione. Però il punto è che qui c'era qualcosa che non mi tornava da prima di vedere quel servizio, per cui l'ho guardato con curiosità ed effettivamente fa uscire delle cose un po' particolari. In sostanza Scarcella ne viene fuori come un cazzaro, no? E siccome negli ultimi tempi non è il primo che si comporta in un certo modo millantando di avere capacità che ti permettono di diventare ricco, che ti permettono di crescere sui social, ho pensato di fare questo video perché io sono su YouTube e sui social a livello professionale ormai da molto tempo, e poi comunque sono anche operativo, sono talent manager in un network, per cui ho a che fare con cose come questa non tanto per Instagram quanto per YouTube, e effettivamente esistono dei modi per aiutare un creator a crescere. Ci sono molte regole, tra virgolette, da seguire, consigli che si possono dare per aumentare l'indicizzazione di un video. Il problema è che nessuno ha la bacchetta magica, ragazzi. So che può sembrare banale, ma se questa persona è riuscita a irretire altri che erano convinti che lui fosse in grado di fare quello che diceva di fare, è perché ancora forse non c'è molta consapevolezza di come funzionino le piattaforme sul web. Se io vado su Twitch posso avere successo, e non è neanche detto che se sono uno youtuber grande allora io debba avere anche successo su Twitch. Ci sono persone che su YouTube non hanno mai avuto particolare riscontro, ma su Twitch vanno fortissimo. Sono due piattaforme molto diverse, questa è una cosa ad esempio da tenere presente. Ma se voglio che per l'appunto la mia attività su Twitch ad esempio abbia successo, devo seguire alcune regole, alcuni parametri, ad esempio settare bene il bot, magari cercare di invogliare la gente a subarsi. Ci sono alcuni metodi che vengono seguiti da tantissimi streamer. Stessa cosa si può dire per appunto per YouTube. Su YouTube ci sono delle cose che si possono fare per aumentare l'indicizzazione. Questo non significa che diventi famoso ed enorme, no, ma se usi al meglio tutti gli strumenti che ti fornisce la piattaforma, allora hai più probabilità, se porti un contenuto che poi risulta interessante per il pubblico, di crescere. Attenzione, crescere, non diventare famoso, perché sono due cose differenti e ci vogliono comunque una buona attitudine, devi impegnarti, devi mantenere la costanza, ma soprattutto ci vuole il tempo. Ma non il tempo da dedicarci, anche quello certo, ma proprio ci vuole tempo nel senso che nessuno ti può far crescere senza che tu faccia niente nel giro di pochi mesi. C'è qualcosa che non va se una persona ti propone
di farti crescere, di dirti ti porto a 300k, uno può dirti possiamo provare tramite i nostri consigli a farti crescere e l'obiettivo sono 300.000, poi 300k parlo come i businessman in carriera, no, i 300.000 follower o 300.000 iscritti se parli di YouTube può essere l'obiettivo è quello, ma non è detto che uno poi lo raggiunga, ci provi, ti impegni e bisogna anche mettere in atto delle strategie mirate per l'appunto a migliorare il SEO, a migliorare tutta una serie di parametri che sono necessari per aumentare la copertura del tuo contenuto su quella piattaforma. Quindi io sono rimasto interdetto nel vedere che ci sono state persone che sono rivolte a questo personaggio e che si vedevano boostare i loro contenuti all'improvviso, ok? Si spingevano tantissimo, senza che però questi contenuti fossero effettivamente di un livello tale per cui la gente avrebbe dovuto cliccare. Cioè, potevano anche esserlo, ma per quale motivo? Nel momento in cui gli dici attivo i server, ti salgono visualizzazioni e follower. Lui diceva di avere un algoritmo che ti puntava i riflettori facendoti sul profilo, facendoti arrivare commenti, like, e poi dall'indagine delle Iene sembra che questi commenti, questi like, follower e quant'altro fossero per l'appunto dei bot, perché arrivavano tutti dall'India, dal Brasile, erano palesemente profili fake. Poi, questo è quello che dice il servizio, io non sto dicendo che sia così al 100%, per l'amor del cielo, perché non si può fare il processo a una persona, però diciamo che quello che emerge è sospetto, e anche il comportamento di Scarcella al momento in cui l'inviato gli rivela che hanno fatto un'indagine, sono venute fuori delle cose strane, non è il comportamento di una persona che ha la coscienza pulita, però magari è solo una reazione, quindi io il beneficio del dubbio lo do sempre. Però a me non tornava qualcosa guardando quel profilo. Io ho pensato, mi sembra un po' il classico tizio che si atteggia e dice un sacco di cose, ma poi non fa nulla. Ricordatevi che in tutti gli ambiti, non solo in quello social o comunque web, chi parla tanto solitamente fa molto poco. Uno può parlare tanto, ma farti delle promesse che siano plausibili, allora lì sì. Se uno ti fa una promessa plausibile dicendo si può provare a farti crescere, abbiamo, non so, una competenza per cui io posso darti dei consigli, che però rimangono consigli che tu puoi decidere se applicare o no, ecco, ok, quello è un altro discorso, ma dire sicuramente tu arrivi a tot follower nel giro di tot mesi, come fai? Poi, soprattutto, perdonatemi, ma perché una persona dovrebbe venderti un manuale del valore commerciale di 3.500 euro a 97 euro. Ci sono anche creator che si sono specializzati nel digital marketing e cose del genere e che creano corsi, ok, corsi online, corsi che si comprano, ok, o realizzano webinar che costano magari, non lo so, 300, 400, 500 euro. Molti di questi corsi sono effettivamente utili. Non è che diventi ricco, non è che diventi famoso, ma ti danno delle dritte molto molto interessanti che applicando al proprio profilo o alla propria piattaforma ti permettono di verificare una crescita. Non è magia, si tratta semplicemente di sapere utilizzare bene gli strumenti che si hanno, ma non è che usando quei consigli allora diventi al 100% una persona famosa subito. Ci sono tanti fattori che diventano variabili, come ad esempio il contenuto che porti. Tu puoi indicizzarlo molto bene, ma poi deve essere anche un contenuto che una volta ben indicizzato ti matura visualizzazioni per gli spettatori, perché è un contenuto che può risultare interessante per o il pubblico in generale o certe fasce di pubblico, ok? Io stesso, comunque, come detto, conosco dei metodi. A volte qualcuno dice, però tu applichi tutti i metodi che conosci. Magari a volte non tutti, ma deliberatamente, perché o magari ho poco tempo, quindi magari, non so, mi è capitato delle volte di mettere la thumbnail senza averla fatta, prendevo solo l'immagine e la mettevo perché non avevo tempo e poi la facevo dopo, ad esempio, è capitato. Oppure io, ad esempio, potrei tranquillamente convertire da domani il canale in un canale dove faccio solo recensioni incazzate, ma non mi interesserebbe perché non è quello che mi importa. Io non ho mai voluto, diciamo, rientrare
in certi schemi che mi stavano un po' stretti, ma è una mia scelta, io lo so perfettamente che il canale potrebbe magari essere portato in un'altra direzione, potrei insonorizzarmi il salotto per avere un audio perfetto, potrei comprarmi 120 faretti diversi, il ring eccetera, semplicemente però io preferisco fare video in cui dico la mia senza dover stare a curarle in maniera eccessiva dal punto di vista, perché così ho deciso di impostare il canale. Cioè, io so che ci sono tante cose che si potrebbero fare, ma non le faccio per mia pura scelta, ok? Quello che invece non capisco è perché, ad esempio, uno come Mirko Scarcella, che dice di poterti far arrivare a addirittura milioni di follower, che è stato dietro a Gianluca Vacchi, abbia solo, ovviamente, molte virgolette, 193.000 follower sul suo profilo. Uno può dire, vabbè, hai appena detto che anche tu conosci le cose ma non tutte le applichi, perché poi sta la persona, se uno dice io voglio crescere, voglio questa direzione, i modi per poterlo fare ci sono, e perché non li applichi anche tu? Io l'ho spiegato, ma lui è uno che punta tantissimo, state a vedere il profilo sul suo Instagram, no? Ci punta tanto, fa le foto proprio da social star e quant'altro. Allora, se è uno che ci punta tanto e che fa del suo profilo stesso un biglietto da visita, come mai, se è così bravo, quel profilo non ha almeno 500.000 di follower e ne ha 193.000, peraltro 193.000 che dall'indagine delle Iene risultano anche quelli sospetti, ma soprattutto ancora molti saranno veri, perché quest'uomo è comunque comparso in varie trasmissioni televisive, è stato spinto da Vittorio Feltri, che non è una cosa di cui io mi vanterei, però comunque evidentemente per Scarcella è un vanto, insomma. Di base lui è uno che sa vendersi molto bene, si è venduto molto bene, poi salta fuori da una testimonianza di questo suo ex cliente che tutti quelle foto sul jet, da quello che è risultato, ripeto, c'è sempre il beneficio del dubbio, in realtà erano scattate su questo jet di ritorno, perché hanno spiegato, se voi guardate il servizio, che ci sono dei businessmen che prenotano magari il jet per andare a Miami o New York, poi però si fermano lì 2 settimane, il jet torna indietro ed è vuoto, e allora si può prenotare un volo su quel ritorno, su quel jet di ritorno, a un prezzo stracciato, e pare che più di una volta questo ex cliente Scarcella fossero andati prendendo a basso costo, come prenotando il volo sul jet, per poi tornare all'aeroporto e andare via e tornare a casa con un volo di linea. Questo si faceva, da quello che diceva l'ex cliente, si faceva le foto sul jet, più di una foto, 4-5, per cui le direzionava nel giro di qualche mese, e voilà, sembra che questo ha il jet privato. Poi magari non è vero, magari è vero che ha il jet privato, non lo so, però questo è quello che è emerso, ed effettivamente dal confronto delle foto è abbastanza palese che si trovi sempre sullo stesso aereo, cambiandosi però i vestiti per far sembrare che in realtà l'avesse scattato le foto in giorni diversi, ma si vedeva che ad esempio c'era un marsupio che aveva in una foto, che poi in quella successiva caricata tempo dopo si vedeva la cintura del marsupio, ma lui si era spostato di posto e si era cambiato i vestiti per far sembrare che fosse scattato un altro giorno, magari anche su un altro aereo, non lo so, sta di fatto che è un po' particolare la cosa. Ci sono altri progetti che lui aveva detto di aver fatto che non era vero, Star con cui diceva di aver lavorato e poi non era vero, diceva addirittura di aver seguito Trump, insomma. Io non capisco per quale motivo questi fanfaroni abbiano così tanta risonanza anche da un punto di vista mediatico. La verità è che le persone vogliono uscire dalle briglie di una vita che considerano noiosa. Perché fare il magazziniere? Perché fare l'impiegato quando posso guadagnare i milioni, oppure comunque cifre importanti, migliaia di euro ogni mese facendo foto su Instagram? Ora io dirò una cosa: fare l'influencer non è una cosa semplice come si può pensare, ci vuole impegno. Anche le social star su Instagram, non pensiate che siano persone che si fanno 2 foto del cazzo e guadagnano migliaia di euro al mese, perché innanzitutto ci vuole impegno per riuscire a far crescere un profilo Instagram come si deve. Devi fare le foto in un certo modo, ci vuole un investimento per un telefono che faccia le foto bene, poi magari devi photoshopparle, ci vuole tempo, e poi se sei in modella addirittura devi realizzare degli shooting che richiedono tempo, richiedono talvolta magari anche investimenti. Insomma, non è una cosa semplice, d'accordo? Non è un mestiere semplice, non è l'influencer, non è quello che è quel che si gratta le palle, perché io ve lo dico ragazzi, questo video lo sto realizzando mentre sono in pausa pranzo, ingollerò 2 tortellini al volo, ok? E poi sono di nuovo dietro a lavorare fino a stasera, non per fare il martire che lavora solo lui, no, ma per dire
che non immaginatevi l'influencer come uno che sta tutto il giorno sul divano con la mano infilata nelle mutande, che rotassi le palle a fare foto su Instagram o a fare storie. Non è così, è un lavoro che richiede molto più impegno. Mi dispiace che ancora molte persone non abbiano capito che sia un lavoro serio, perché di base un lavoro è qualcosa di reiterato nel tempo che ti dà un guadagno a fronte di un impegno. Io, per riuscire a stare dietro a tutto, mi tolgo il sonno, tolgo molto del tempo che potrei dedicare a me, e lo faccio perché mi piace. Non è solo una questione di guadagno, mi piace. Quante volte mi avete visto su Twitch a luna di notte che sbadigliavo? Cioè, non annoiato, ma sbadigliavo perché stavo crollando, ma avevo voglia di fare live. Ecco, ripeto, non per fare il martire, ma per far capire che è un lavoro, ed è anche un lavoro che ti impiega parecchio tempo, ok? E da qualche anno sono anche passato, oltre a fare influencer, dall'altra parte della barricata, quindi seguendo altri influencer a livello operativo, insomma, un lavoro che mi ha permesso di mettere in gioco quello che ho imparato in tutti questi anni come creator, e che per l'appunto mi piace da morire. Io adoro questo, adoro tutti e due i miei lavori, che sono poi alla fine l'uno, l'altro lato della medaglia dello stesso mondo. Ecco, quindi praticamente è la stessa cosa, solo che da una parte lo faccio come creator, dall'altra lo faccio come operativo dietro le quinte. Ma è quello comunque. E mi dispiace vedere tante persone che millantano quando non è così immediato come si dice. Cioè, ripeto, c'è il modo, ma ci vuole tempo e ci vuole impegno. Non esiste che tu metti un post e arriva il mago di turno con la bacchetta magica e dice adesso 10.000 like. Ma quando cazzo mai si è vista sta cosa? Non esiste. Ragazzi, nella vita nessuno vi regalerà mai un cazzo. Le cose ve le dovete prendere se le volete, e lo dovete fare non usando una scorciatoia, perché, notizia flash, le scorciatoie non esistono, e se esistono sono lastricate di merda. Ci vuole l'impegno, ci vuole la passione, ci vuole la voglia di comprendere quello che stai facendo al meglio. Non ci sono trucchi magici, ci sono strumenti che si possono imparare ad utilizzare e basta. Solo quello, ragazzi, solo ed esclusivamente quello. Non esiste il trucco, non esiste il tu adesso diventi famoso perché ci sono io. No, ci sono fior fior di manager e creativi che possono aiutare senza ombra di dubbio, quello sì, ma non sono maghi. Sono persone che conoscono bene il loro mestiere, conoscono bene gli strumenti in loro possesso, ma niente più di questo. Si tratta di professionalità e professionismo, non si tratta di genio, no? Perché Scacciara si definisce il genio. Poi ce n'è stato un altro, che quello non lo voglio nominare, perché io non lo nomino, ma avete capito di che sto parlando, un altro che è andato al Cerbero, era successo un casino, e magari era un po' più spottabile, scusate questo termine del cazzo, un po' più identificabile, ok? Come persona che non era chi diceva di essere, perché si vendeva anche in maniera decisamente meno furba, però alla fine sempre lì andiamo a parare. Io sono il migliore, se tu vieni con me tu fai un sacco di soldi e ti faccio diventare famoso. Sono quelle persone che poi esagerano un po' tutto, no? Del tipo vedono un ratto per la strada, diventa un ratto mannaro radioattivo alto 16 metri che stava distruggendo il palazzo della Repubblica, capito? È così, sono quelle persone che esagerano tutto. Questo qui ha messo la foto dicendo che sta per seguire la comunicazione di Harvard, e poi salta fuori quando cercano di smascherarlo che no, ma io ero andato là per propormi e ho sbagliato a mettere la cosa prima che fosse cosa fatta. Non aveva neanche un appuntamento per sua stessa missione, era andato lì, si era seduto fuori aspettando che uscisse qualcuno per poterlo appionare e proporre i propri servizi. Ma questo però ha scritto da oggi si inizia a seguire la comunicazione di Harvard. Ma scusatemi, cioè, capito? Sono quelle persone che distorcono la realtà, che la manipolano come gli pare per intortare persone che magari stufe della vita, detta loro monotona, che vivono, si affidano a questi personaggi che promettono di trasformare la loro vita in una favola. E ragazzi, questo succede per appunto nelle favole, succedeva a Cenerentola, non succede alle persone nel mondo vero, purtroppo. Ripeto, se vuoi una cosa devi alzarti, rimboccarti le maniche, avere pazienza
e provarci. Già solo così, non dico che sia a metà dell'opera, ma perlomeno ci hai provato. Molti mi scrivono, ah, ma io vorrei fare il creator, però cosa devo fare? Io la cosa che dico è, innanzitutto devi trovare una tua area di competenza, un qualcosa in cui pensi di avere quantomeno qualcosa da dire. Non devi essere un esperto, basta che ti piaccia, dici, non sono un esperto, come dico sempre io, non sono un esperto di cinema, a me piace il cinema, ne parlo e c'è gente che mi segue. E a me questo fa molto piacere, però non è che sono un esperto. E poi soprattutto di metterci la passione, poi ci sono tutte, c'è tutta una serie di cose che si possono fare a livello proprio di capire come utilizzare i metadati e quant'altro, però ripeto, sono tutte cose che sono, si possono imparare, ovviamente ci vuole un po' di esperienza, però non è magia nera. Questo video voleva essere un monito a tutti quelli che hanno un sogno e io dico non permettete a persone che non vogliono realizzare il vostro sogno, ma vogliono solo magari i vostri soldi o qualcosa da voi, di rovinarlo. Se avete un sogno, perseguitelo sapendo che nessuno arriverà sul suo cavallo bianco a realizzarlo dal nulla. Quelli sono i film. Questa è la vita reale. È detto da uno che vive di cinema e che si guarda serie e film tutti i giorni, non dico che avrà un valore, ma può far capire delle cose, perché bisogna distinguere. A me piacerebbe che potesse arrivare un tizio a dire tu sei ricco, boom, ricco. Tutte le aziende che ti vogliono, il tuo profilo Instagram con 1 milione di follower. Io ho un canale da più di 200.000 iscritti e ho un Instagram che ha 42.000 iscritti. Peraltro io non amo farmi le foto, cioè io se andate nel mio Instagram ci sono foto mie, ma per lo più sono ad esempio la nuova locandina di un film uscita, perché mi piace trasformarla in una zona, un luogo dove discutere di cinema, perché a me interessa quello, non mi interessa fare l'influencer che si fa le foto, che non c'è niente male, va benissimo, ma è una cosa che non interessa particolarmente a me. È quello che dicevo prima, potrei, io saprei come trasformare, potrei mettermi a ricaricare pezzi di film, potrei mettermi a fare bene tutte le delle grafiche e quant'altro. Il problema è che non ho tempo, ma non è neanche come il mio interesse. Voglio che quel profilo esprima quello che sono, e io sono uno a cui piace parlare di cinema, a cui piace postare anche cagate ogni tanto, è quello. Quindi non è l'Instagram di uno che vuole arrivare a 1 milione di follower, però è un Instagram comunque abbastanza seguito, perché si è trasformato in un luogo dove parlare di cinema. Quindi ho fatto anche sponsorizzazioni riguardanti il cinema e le faccio ben volentieri, mi fa molto piacere, non tanto per la questione di soldi, ma per una questione anche di stima da parte di certe aziende che ritengono che il tuo spazio sia meritevole di una loro sponsorizzazione. Ma questo fa molto piacere. Quindi non è il classico profilo da influencer che mette la faccia, ma più che altro la persona che vuole parlare di cinema nel suo modo, senza stare magari a fare grafiche e quant'altro, perché è proprio una cosa che non mi appartiene, ok? Potrebbe essere molto più professionale, ma è anche il mio Instagram, cioè io non ho l'Instagram privato, ho solo quello, quindi ci metto proprio del mio dentro. Quindi è una cosa personale. Quindi per farvi capire che comunque, pur avendo 200.000 iscritti su YouTube, il mio Instagram non è una roba gigantesca, ok? Per cui, ripeto, nessuno vi regala nulla. Per cui spero che questo discorso l'abbiate capito, era molto accurato perché è una cosa che mi riguarda in parte a livello di argomento e ci tenevo a dire la mia. Io vi abbraccio, pensate tanto ma tanto ma tanto bene, fate sapere quanto vi sotto cosa ne pensate, mi raccomando, questo è importantissimo, non andate a insultare Mirko Scarcella, perché non era questo l'obiettivo del video. Mi incazzo se scopro che qualcuno di voi va là a fare il bullo, per cortesia. Se dovranno esserci conseguenze legali o quant'altro, ci penserà la giustizia. Non elevatevi a giudice, giuria e carnefice, perché tanto diventereste solo gli ennesimi classici bulletti che vanno lì per sfottere una persona. Non ce n'è bisogno. Ha già fatto una figura abbastanza barbina con il servizio, al resto ci penserà il tempo per capire cosa ne sarà della carriera di Mirko Scarcella. Per cui non c'è bisogno che andiate a insultarlo o a canzonarlo, e basta, perché io ho preso spunto da questa vicenda per farvi capire che ci sono tante persone al giorno d'oggi che si spacciano per quello che non sono, quindi fate attenzione, mi raccomando. Quindi io ho sperato troppo, noi ci vediamo al prossimo video.